tragedia a Napoli, dove un bimbo di appena 2 anni è morto all'ospedale Loreto Mare. Il piccolo era stato portato d'urgenza al nosocomio dai suoi genitori ed era arrivato già in condizioni disperate. I medici lo hanno soccorso in codice rosso, visto che il piccolo era cianotico e in arresto cardiocircolatorio. Nonostante le manovre, però, per lui non c'è stato nulla da fare. Inoltre pare che già i suoi genitori avessero cercato di rianimarlo a casa, ma senza risultati. Fatale per il piccolo sarebbe stato un soffocamento sopraggiunto dopo aver mangiato del latte con i biscotti. Lo sciopero di 24 ore dei lavoratori dell'ANM a Napoli ha provocato forti disagi e ripercussioni sul traffico che in alcune zone della città è andato in tilt. Chi è giunto in città con il servizio pubblico extraurbano, che viene effettuato regolarmente, è stato costretto a raggiungere la destinazione a piedi a causa del blocco dei mezzi. Ferma la linea 1 della metropolitana, le funicolari cittadine, le scale mobili, i servizi intermodali e il trasporto di superficie. La protesta ha registrato un'altissima adesione. I lavoratori chiedono garanzie occupazionali e il rilancio del settore, che deve rimanere rigorosamente pubblico. E sono ricoverati in gravi condizioni i 2 fratelli travolti da un'auto a Giugliano, Ciro 18 anni e la sorellina appena 12enne. Il ragazzo è ricoverato all'ospedale Laschiana di Pozzuoli, la piccola invece al Santo Bono a Napoli. I genitori sono stati obbligati a dividersi tra i 2 nosocomi per stare vicini ai loro figli, investiti davanti ai loro occhi. Il conducente della vettura che li ha travolti, un 17enne, è stato individuato dai carabinieri della compagnia di Giugliano, che lo hanno braccato e infine rintracciato a casa. Il ragazzo è stato denunciato per lesioni gravissime. Il giovane, a bordo dell'auto di proprietà del padre, insieme ad altri 2 amici, aveva infatti abbandonato la vettura in strada, facendo perdere le sue tracce. Ora è accusato di lesioni gravissime e omissione di soccorso. Preoccupante lo stato di salute dei 2 ragazzi investiti. Il fratello maggiore ha riportato la frattura della tibia e contusioni multiple nella parte superiore del corpo. La 12enne la frattura della volta cranica e lacerazioni e contusioni cerebrale. Una banda di ladri di appartamento composta da 8 persone è stata sgominata dalla squadra mobile della Questura di Napoli, che ha eseguito 8 provvedimenti cautelari per associazione per delinquere finalizzata ai furti in appartamento, sequestrate dagli agenti della polizia sofisticate attrezzature che la banda utilizzava per mettere a segno i suoi colpi in città e in provincia. E sono gravi le condizioni di un 50enne di Sant'Egidio del Monte Albino, rimasto coinvolto nell'incidente fra 3 moto avvenuto sulla statale 18 tra Cava dei Tirreni e Vietri sul Mare. Nello schianto, la cui dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, sono rimasti feriti altri 2 motociclisti, le cui condizioni sono critiche ma meno gravi rispetto al 50enne ricoverato in rianimazione. Secondo alcune ricostruzioni, i motociclisti si sono scontrati tra loro e la carambola ha coinvolto anche altre moto che procedevano in gruppo. Era morta da almeno 2 giorni la donna di 75 anni che viveva da sola all'interno di un'abitazione nella zona del Carmine a Salerno. Da alcuni giorni i vicini non vedevano più l'anziana e hanno quindi dato l'allarme. Dall'appartamento della donna anche un cattivo odore. Sul posto, a pochi passi dalla chiesa dei Salesiani, è arrivata anche una squadra dei vigili del fuoco per aprire la porta d'ingresso, visto che nessuno dei presenti aveva le chiavi. Quando sono entrati in casa è stato subito chiaro che per l'anziana non c'era nulla da fare. La donna era già deceduta da alcuni giorni. Ed elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, tutti eletti al primo turno, i professionisti e i pubblicisti della lista giornalisti per la Campania. Non ci sarà quindi dunque ballottaggio. Per i professionisti sono stati eletti al Consiglio regionale Ottavio Lucarelli, Titti Improta, Paolo Mainiero, Vincenzo Esposito, Vincenzo Colimoro, Pino De Martino, revisori dei conti Francesco Marolda e Concita De Luca. Al Consiglio nazionale eletti Carlo Berna e Antonio Sasso. Per i pubblicisti eletti al Consiglio regionale Mimmo Falco, Salvatore Campitiello, Massimiliano Musto, revisore dei conti Francesco Ferraro, al Consiglio nazionale Alessandro Sansoni. Entro il mese di ottobre Consiglio regionale e nazionale si riuniranno per eleggere le cariche di presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere. Ed auguri a tutti gli eletti. Ed era questa l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi, come di consueto prossimo appuntamento tra un'ora circa. A più tardi.